E per me è una grande passione. Questo mestiere è davvero un mestiere che dà molte soddisfazioni, dà molti pensieri, dà molte preoccupazioni, ma sicuramente dà delle grandi soddisfazioni. Da 5 anni questa azienda è partita con 3 persone e oggi siamo oltre 37-38, ha avuto punte anche più alte. Nonostante questa crisi, io credo fortemente nell'impresa. Credo che se noi riusciamo a stare sul nostro posto, essere utili, lavorare con determinazione, avere obiettivi, possiamo non solo farcela, ma forse usciamo da questa crisi con un'azienda più solida, più compatta e pronta ad un discorso futuro, perché sicuramente la ripresa, io sono profondamente convinta, ci sarà. Non ha fatto né cassa integrazione né altre formule di assistenza sociale per i nostri dipendenti, li abbiamo messi in formazione. E questo ci permette di essere pronti per la ripresa, formati e al passo con le nuove tecnologie. Sto passando l'azienda ai miei figli, Barbara ed Enrico. La responsabilità che richiede un passaggio generazionale secondo me è molto alta, perché in primo luogo devi riuscire a sostituire, tra virgolette, delle figure che sono molto presenti e molto brave. Essere un imprenditore oggi per me è una sfida veramente grossa. La competitività nel mercato è molto alta, ma è anche una sfida positiva, perché questa competitività ci richiede un continuo aggiornamento e ci richiede anche di fare cose nuove che possono essere anche cose belle e cose interessanti. Se avessi potuto scegliere al giorno d'oggi, penso che sia davvero una bella opportunità, perché credo che le possibilità di lavoro che abbiamo da oggi non siano poi così tante. Fare l'imprenditore ti può dare la possibilità di sviluppare qualcosa di tuo, qualcosa in cui credi, qualcosa con forza. Allora, la CNA è sempre stata al nostro fianco dall'inizio, dal 75, ricordo ancora, ci sono ancora quelle persone, io ho avuto soddisfazione sia quando sono arrivata che oggi, che come dicevo sto facendo il passaggio generazionale. Le persone che ho incontrato posso dire che sono state davvero competenti, sia dal lato fiscale che dal lato umano. La CNA è una grossa associazione, almeno su Ferrara occupa sicuramente un posto di prestigio. Io ho imparato ad apprezzarla nel tempo per i servizi che ci sono stati offerti. Ho sempre lavorato con persone competenti e ci tengo a dirlo, perché davvero abbiamo trovato spesso sempre le risposte che ci aspettavamo. Però a differenza di tante altre, è fatta di persone, perciò non di burocrazie inutili. Io tratto direttamente quando voglio, alzando il telefono, parlando con le persone.